incazzato, sono laureato in scienze politiche, mi sono sempre occupato di biopolitica e di geografia del paesaggio. E sono consigliere comunale con delega all'ambiente e alla cultura del comune di Tigiano e con Carlo ed altri ragazzi, insomma così giovani scienziati, come si dice, tra virgolette, ci occupiamo non solo appunto di, almeno parlo per me, non solo di scavare nel nostro passato, ma di cercare di migliorare questo luogo per mezzo degli strumenti istituzionali che abbiamo, istituzionali non solo. E, come prima di iniziare a fare un discorso su questo territorio così bello, molto spesso conviene capire di che cosa stiamo parlando e come, che punto di vista dobbiamo assumere nel momento in cui analizziamo un territorio. Ho scelto questa foto, che è la foto del santuario di Marina Serra, in cui ci sono sia elementi naturali, sia elementi culturali, sia elementi tipo architettonico. Questa chiesa alla fine del Cinquecento, che rappresenta bene, diciamo, quello che è stato questo territorio, la propensione verso il mare, la religiosità, l'apertura all'Oriente. Gli alberi che vediamo sono, appartengono alla famiglia della Cacio, e ci sono anche degli ailanti che venivano piantati vicino alle chiese a partire dal Settecento come alberi del paradiso. Si trovavano, adesso ce ne sono molto pochi. Partiamo da cosa dobbiamo intendere come paesaggio. Allora, dalla fine del Settecento fino al post-romanticismo si è inteso sempre il paesaggio come una visuale su un sistema fisico naturale su cui c'erano degli alberi, paesaggi selvaggi, naturali. Pian piano siamo arrivati a partire dagli anni 50-60, a concepire come paesaggio tutti gli spazi che nel momento in cui vengono abitati diventano luoghi, in qualsiasi livello di complessità. Il paesaggio, questo lo si dice a Firenze nel 2000, viene considerato come un'area così percepita dalle persone, i cui caratteri sono il risultato dell'azione e dell'interazione di fattori umani o naturali. Che cosa può essere quindi un paesaggio a Tricase? Può essere il paesaggio urbano, può essere il paesaggio gastronomico, l'insieme di tutte le cose che mangiamo e che siamo riusciti a produrre nel lungo periodo, i suoni naturali che si siano, come il vento o lo sciabordare del mare o anche le tarantelle che hanno cantato o le vigne che ci hanno cantato le nostre nonne, i paesaggi culturali, ci ha fatto una bellissima lezione di pittura veneta qui a Tricase poco fa Carlo, i paesaggi naturali. Tricase sta nel cuore del bosco, del parco Costa Otranto Santa Maria di Leuca e Bosco di Tricase, ha due bensic che insistono sul suo territorio, un adiacente che è quello del Bosco delle Chiuse, che sta tra Tigiano e Tricase salendo dalla litoranea verso Torre Nasparo, e i terzi paesaggi, questo è la definizione più aggiornata e politica del paesaggio. Il paesaggio inteso come ogni angolo e rivolo della nostra vita, da un giardino, una corte, fino all'intero territorio come ambito territoriale complesso, come interazione tra paesi, come interazione tra diversi ecosistemi e diverse biodiversità.
E questo nasce appunto proprio da quella parte, da quella concezione transdisciplinare del paesaggio concepita come livello ecosistemico complesso teorizzata negli anni 60 e 70 da Zube e Nave. Tricase, che cos'è? Tricase è una conurbazione di più centri abitati, la potremmo definire così, con quattro centri fusi e interagenti, due marine e due frazioni, con una estensione territoriale di 43,33 km². Se noi avessimo la possibilità di ritornare indietro di 1000 anni, troveremmo molti, ma molti più centri abitati di modeste dimensioni, ma sicuramente più di quelli che possiamo vedere oggi. Pensare che tra Lugugnano, Tricase e Tigiano c'era un altro piccolo feudo rustico abitato da un altro nucleo di persone, che era il feudo rustico di Marigliano, portato dai Galloni in eredità, poi dopo in vendita in dote ai Serafini Sauli. Ce n'era un altro legato alla storia di una famiglia che ormai è scomparsa a Tricase, che era il feudo di Principano, che era tra Depressa ed Andrano, anche questo letteralmente scomparso dalla... penso sia rimasta solamente nella toponomastica una strada, la Contrada Trunchi, tra Depressa ed Andrano, ed era legato proprio ad una famiglia che molto probabilmente avrà avuto come propria proprietà quel feudo, e che è scomparsa ai primi del Novecento qui a Tricase. Se non sbaglio c'è una cappella al cimitero di Tricase che testimonia ancora la presenza di quella famiglia, e potremmo continuare, ce ne saranno, basta una ricognizione di qualsiasi topografo archeologo e sarà sicuramente capace di individuarne tanti e tanti altri. Ve n'era per esempio ancora un altro salendo da Tricase a Tigiano, in Contrada Bendino, alla vostra destra, sulla parte più alta. Quindi, e poi dovete pensare che in ognuno di questi paesi c'era un mondo a sé stante, una parrocchiale, una università civica, quindi un municipio a sé stante. Come dire, quello che vediamo oggi è il frutto di, come dire, un lungo lavoro, risultato di relazioni economiche, di attività agricole e soprattutto di esperienze appunto proprio sociali e culturali e nonché religiose. Questa è una veduta di Tricase da Monte Orco, con al lato il castello cinquecentesco di Caprarica e la parrocchiale. Questa è una foto recente di Tricase del luglio di quest'anno, un'aerofotogrammetria, è una foto satellitare, meglio dire, prima si usavano aerofotogrammetrie, e qui accanto potete vedere, con una foto dell'IGM del 1968, com'era Tricase quasi 50 anni fa. Potete vedere che qui, dove tengo la freccetta, questo è tutto l'agglomerato adesso occupato dal liceo scientifico e da quella contrada. Questa è la stazione di Tricase, quindi qui è tutto costruito, anche qui, tutto in questa zona dove adesso ci sono le attuali case popolari. Questa è la zona a est che guarda il mare, dove adesso passa la Cosimina, e qui possiamo vedere il neocostruito ospedale con il rondò. C'è il mouse, non riusciamo noi a vedere. Il mouse non lo vedete? Allora, questo è l'ospedale con il rondò. Questo era il cosiddetto paradiso di Tricase, era una zona fertilissima, penso che era una delle zone più fertili del circondario, che è stato tagliato dalla Cosimina. C'è Casa Betania adesso. Esatto, dove c'è Casa Betania adesso, e da qui inizia la contrada Padane, che deriva dal latino plano, da zona pianeggiante,
lo stesso nome che ha la zona alle spalle di Torre Nasparo, sempre di proprietà Gallone, Bolano. E quindi potete vedere un pochettino come è cambiata Tricase. Questa è Piazza Cappuccini, quindi immaginate, alle spalle di Piazza Cappuccini era aperta campagna. In alto a sinistra qui vedete la Kait con le ville, se non sbaglio, Sparaci e Raedi, qui in alto. Poi col piano regolatore quindi praticamente possiamo dire, Giacomo, che Casa Betania è stato costruito nel paradiso di Tricase, insieme ad altre cose nel paradiso di Tricase, insieme anche alla casa di proprietà dell'ufficio sostentamento clero tra Tricase e Marina Serra. Vabbè, ci siamo limitati una buona parte di Tricase. Qui si vedono appena appena gli altri due agglomerati urbani, piccolissima Sant'Eufemia, che Sant'Eufemia non dipendeva da nessun feudatario se non dalla diocesi di Otranto direttamente. Questo è Tutino. Perché nascono parecchi centri abitati a Tricase dalla fine dal tardo impero romano fino all'alto medioevo, al basso medioevo? In questa zona, come qui, si può trovare acqua a pochissimi metri dal suolo. Pensate che il dislivello tra le serre di Alessano Tigiano e Tricase è di quasi 60-70 metri. Quindi non solo la fertilità del terreno, perché si stava in una pianura ricca di terra poco pietrosa, ma c'era anche il fatto che l'acqua fosse abbondante, copiosa e a pochi metri dal suolo. Qui per esempio, non so, ci sono anche diverse teorie, ogni scrittore, ogni studioso tra 6 e 800 avanzava diverse ipotesi sul nome dei casali che potevano aver fatto nascere la stessa Tricase. Possiamo più o meno capire veramente di quanto è stato sottoposto al lavoro dell'uomo questo territorio, in un fazzoletto di terra. Questo invece è il nucleo centrale di Tricase, con una ricostruzione a cura di De Santis nel 1978 della evoluzione, anche se secondo me ci sono pure alcune imprecisioni. Per esempio il convento degli Scolopi, che è quello che sta su via Monsignor Ingletti, viene datato alla fine del XIX secolo, quando penso che sia 600-700. Vabbè, facendo un po' un'analisi di quella che è la nostra, di quelle che sono le nostre marine, diciamo che non siamo proprio messi male. Guardando un po' come stanno le cose intorno a noi, sia architettonicamente che naturalisticamente, le marine sono, diciamo, ad alta qualità paesaggistica, fatta eccezione per alcuni casi di abusivismo edilizio ridotti, su cui inspiegabilmente non si interviene da un bel po' di anni. La situazione è abbastanza buona. Pensate che solo a Porto Cesareo, che comunque è una località molto più commerciale, questi sono dati dello stesso comune, dal 94 al 2003 sono state censite ben 700 villette totalmente abusive, e che comunque, paradossalmente, anche qui una questione prettamente di percezione, di educazione, noi dobbiamo tantissimo al parco Costa Otranto Sant'Angelo di Lepari, con tutti i limiti, tutti i difetti, tutto quello che vogliamo, anche perché ci investiamo poco, appena 10.000 euro a comune che ne fa parte. Questa è stata e sarà la nostra fortuna, anche perché, come ho detto, a parte il biotopo unico delle Vagone, abbiamo altri due SIC che insistono sul territorio
di Tricase. Questa è una veduta della Scalavarca, detta da voi Tricasini il lavaturo anche. E passiamo alle zone industriali. Questa è una foto di una passeggiata fatta, se non sbaglio, 3 o 4 anni fa in nello scavo. Questo era lo scavo di un nuovo insediamento industriale nella zona industriale di Tricase, ed erano stati prontamente sversati quintali e quintali di materiale elastico e tessile prima della costruzione dell'immobile. Agghiacciante anche la situazione complessiva della zona industriale per ciò che attiene il consumo di suolo mediante asfalto e cemento in modo indiscriminato. A cosa è dovuto, come dire, la distruzione soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, ma anche in altre regioni d'Italia come il Veneto e l'Emilia Romagna? Dal DPR 380 del 2001, la cosiddetta legge Bassanini, il testo unico per l'edilizia. Davanti alla difficoltà di liquidità dei comuni, si stabilì e poteva essere utilizzato parte della contribuzione da parte dei privati che costruivano gli oneri di urbanizzazione per l'utilizzo per usare quei fondi per le spese correnti, quindi non costruire opere di urbanizzazione primaria e secondaria, strade, servizi idrico fognante, gas, eccetera eccetera, ma utilizzarlo per stipendi, spese di rappresentanza, incarichi, eccetera eccetera. Quindi siccome sono convinto che, l'ho sempre detto, che la proiezione, cioè che le istituzioni sono la proiezione del livello culturale di una società e di un paese, degli abitanti di un paese, a qualsiasi persona che si lamenta di non avere acqua, fogna, luce, di avere le buche nella propria strada, di magari non avere neanche la strada asfaltata, ricordate, chiedetevi prima se è una casa abusiva poi condonata, e ricordate le persone che hanno beneficiato del loro voto, se hanno utilizzato gli oneri di urbanizzazione per coprire le spese correnti e le spese in conto capitale. Come vi dicevo, i risultati quali sono stati? Cioè, all'adozione di questa legge, più concessioni si rilasciavano, più soldi il comune incamerava per utilizzare in spese correnti, e quindi l'aumento dello sprawl. Che cos'è lo sprawl? È un caso di estensione e intensificazione del fenomeno edilizio in modo eterogeneo e disorganizzato. Deriva dall'inglese, che significa, tradotto sarebbe sguaiatamente sdraiato, e causa appunto della pratica dell'utilizzo degli strumenti in deroga è proprio l'assenza di un piano urbanistico generale e l'utilizzo di strumenti urbanistici della pianificazione ormai obsoleti che fanno proliferare edifici distribuiti razionalmente sul territorio. Il capo di Leo e Tricase sono afflitti da questo fenomeno. Pensate che la maggior parte dei piani urbanistici utilizzati ancora adesso sono della fine degli anni 70 o dei primissimi 72, anni 80. Il sistema urbano e amministrativo non regge. Risorse che dovrebbero essere investite in controcapitale sono spese in spese correnti, con pesanti ricadute sull'assetto urbanistico e infrastrutturale degli agglomerati urbani. Quindi vi è la mancanza di luce, di servizi idrico-fognanti, la mancanza di asfalti, le buche e il rispettivo inquinamento del suolo e il consumo di ulteriore territorio. Quali sono i limiti del nostro territorio? La percezione malata della legalità e dell'ambiente, l'assenza di strumenti urbanistici adeguati, le concessioni agricole formalmente legittime, l'assenza di regolamenti comunali di supporto al raggiungimento di obiettivi di qualità paesaggistica, penso per esempio ai regolamenti per l'utilizzo del sottosuolo o anche ai regolamenti per l'utilizzo del fotovoltaico sul tetto all'interno dei centri storici, e l'infrastrutturazione selvaggia. Pensate che il Salento, che ne dicano
i nostri amici di destra, di sinistra, o magari non so, anche qualcuno del Movimento 5 Stelle se lo dice, il Salento è tra le regioni più stradalizzate in Europa. E quindi è bene tenere a mente a qualsiasi persona ci continua a parlare di 275 o di ulteriori strade, stradine, che abbiamo già preso troppo, troppo, e che ogni metro di terra che togliamo non la si potrà più recuperare così com'era. Non so se avete seguito in queste ultime settimane anche le minacce del nuovo assessore ad urbanistica Curpuruto. Chi non adotterà il piano urbanistico generale da sé verrà costretto a farlo da parte di dell'ente regionale, perché nel 2015 non è più accettabile che si utilizzino ancora, come l'ho già detto, gli strumenti in deroga, qual è la conferenza dei servizi per lavarsi le mani di qualsiasi cosa e continuare con i cambi di destinazione urbanistica selvaggici. Quali possono essere gli strumenti di supporto? I protocolli d'intesa con le forze dell'ordine, i regolamenti per l'utilizzo del sottosuolo, il regolamento per gli impianti di rinnovabili, i piani del colore, tutti ne parliamo, io in primis, come dire, nel mio comune non sono ancora riuscito ad ottenere questo. Una delle battaglie fondamentali è la fideiussione sugli interventi di forniture pubbliche, perché anche qui, come dire, buona parte del degrado ambientale e della qualità degli ambienti e dei luoghi che viviamo è dovuta alla spregiudicatezza di enti partecipati dal pubblico come l'acquedotto pugliese o altri, che penso alla Telecom con l'intervento della fibra ottica qui nei nostri centri urbani, spregiudicato del manto stradale con il mancato ripristino a regola d'arte così come dovrebbe essere. E poi il controllo della pubblica amministrazione sulle prescrizioni della commissione locale per il passaggio e delle sovrintendenze. Mi dispiace anche per il professore, il dottor Gian Greco, no? Cioè, non è solo un problema di controllo delle pubbliche amministrazioni, e lo abbiamo visto in diverse occasioni. Da un lato la lentezza burocratica delle sovrintendenze, che non rilasciando pareri in tempo permette innumerevoli scempi, ma anche una sorta di leggerezza, e lo abbiamo visto anche per la questione del CIOR, io e il presentone, il mio sindaco, siamo stati protagonisti attivi in quella protesta, solo ed esclusivamente utilizzando l'arma della denuncia alla Procura della Repubblica, sarebbe preferibile non arrivare a quei livelli, si possa poi avere un riscontro da parte delle sovrintendenze che fanno marcia indietro e dicono avevate ragione. E era veramente un contributo piccolo e non so se sono stato esaustivo, anche perché sapevo comunque che il tempo a disposizione era poco. Grazie.